Allora, oggi parliamo di un articolo uscito proprio ieri sul giornale di Neuroscience che potrà interessare molti di voi. Chi che non ha fatto fatica con la matematica alle scuole superiori o non è riuscito a imparare una cosa nuova? Ecco, una tecnologia che oggi è sulla cresta dell'onda è quello che viene chiamato cognitive enhancement. Cioè, cosa vuol dire? Si applicano degli elettrodi al nostro cervello e questo ci permette di migliorare la performance, anche quella di apprendere i nuovi numeri, di fare delle operazioni, di fare della matematica. Solo che fino a poco tempo fa, la cosa recente di un paio d'anni, la maggior parte delle ricerche si era concentrata su come migliorare e se ci fossero degli effetti fisici negativi indotti da questa serie di elettrodi messi sul nostro scalpo. Questo è il primo articolo, è uscito sul giornale Neuroscience ieri, di un gruppo di Stanford, la prima autrice è Teresa Yuculano e il segno autore è Ray Cohen-Kadosh, che guarda invece gli effetti cognitivi, gli effetti collaterali cognitivi che tale tipo di stimolazione può fare. Allora, come funziona la stimolazione? Prendiamo una testa viva, mettiamo due elettrodi sulla corteccia, su parte della corteccia che ci interessano, e iniziamo a mandare qui una breve corrente. Quindi è un meccanismo per certi effetti primordiale, non richiede una tecnologia particolarmente sofisticata. Gli elettrodi sono esterni, qualunque persona potrebbe attaccare una batteria di 9 volt, non ho seguito questo consiglio a casa, come si dice, e tutto sommato ottenere un risultato molto simile. Cosa si è visto? Si è visto che, o cosa hanno visto questi autori? Che stimolando la corteccia prefrontale dorsolaterale, c'era un miglioramento in task cognitive che richiedevano automatismo. Qual è stato l'esperimento fatto dagli autori? Hanno creato una nuova serie di numeri, di nuovi simboli, immaginato un nuovo 1, un nuovo 2, un nuovo 3, quindi fatti diversamente, e hanno chiesto ai volontari di impararli. E questo era il task che richiedeva l'apprendimento. Dopodiché hanno dovuto riconoscere rapidamente, istintivamente, quale dei due simboli era maggiore o minore, e questo richiedeva l'automatismo della nuova conoscenza appresa. E cosa hanno visto? Che persone stimolate in una certa particolare corteccia, come abbiamo detto, la prefrontale dorsolaterale, miglioravano l'automatismo, ma peggioravano l'apprendimento. Quindi facevano più fatica a imparare nuovi numeri, ma quando a volte imparati poi riuscivano a riconoscerli più rapidamente. Le persone invece stimolate nella corteccia parietale riuscivano ad apprenderli molto più rapidamente, ma poi facevano fatica a usare un tasso di automatismo nel riconoscimento di questi nuovi simboli. E questo è molto importante perché per la prima volta viene mostrato come la stimolazione diretta dell'encefalo, in questo caso quindi un enhancement performance, può avere degli effetti cognitivi su altri tipi di performance. Quindi andrà in questo momento orientata la ricerca su questo tipo di tecnologia su quale tipo di stimolazione è migliore per quel task specifico, perché si possono essere effetti deprimenti su altre caratteristiche cognitive. La cosa importante che loro hanno comunque evidenziato è che non c'è nessun effetto di questa tecnologia sulle cose già apprese, per cui le persone che erano sottoposte al test non avevano problemi poi o non miglioravano la loro performance con i numeri normalmente usati. Ecco, con questo ultimo commento ci salutiamo e ci vediamo alla prossima episodio. Ciao!